Intanto, dice il sindaco di Pescara, Carlo Masci, questa fusione da sogno è diventata una necessità perché... L'inflazione pensavamo al 3%, al 4%, a questo eravamo stati abituati. Oggi invece sentiamo parlare che i gas da un giorno all'altro aumentano del 600%. Quindi immaginatevi che cosa sta succedendo. E allora se i territori non si organizzano, se le realtà territoriali non sono in grado di affrontare questo cambiamento, tutti rischiano di essere travolti. È vero. Tutto vero, dicono Montesilvano e Spoltore, ma la fretta di solito non è una buona consigliera. Anche il senatore ha focalizzato il fattore tempo come qualcosa da sfruttare in maniera positiva e non negativa, perché oggi leggevo sulle pagine di un quotidiano locale, Spoltore e Montesilvano sperano in un rinvio per il 2027. Letto così sembrerebbe qualcosa di personale, come qualcosa di speriamo che si allunghi i tempi. È inutile che ci si cedino tante insidie e noi vogliamo solamente che queste insidie vengano completamente azzerate. È una fusione a freddo, ma dovrà essere un percorso che parte dalla pianificazione strategica dei servizi che dovranno essere posti in comunanza inizialmente e poi una fusione vera e propria degli apparati. Ecco perché noi siamo consapevoli anche dell'importanza di costruire un percorso graduale che porti a un obiettivo. Il senatore D'Alfonso a questo punto fa di conto, nei primi tre titoli di bilancio arriverebbero parecchie risorse e i primi tre titoli di bilancio sono quelli che fanno funzionare la macchina, sono le entrate correnti. Arrivano 105 milioni di euro per i primi tre titoli di bilancio. Nei 10 anni sono 10 milioni secchi di risorse in più ogni anno, accanto a tutto quello che si può guadagnare in questa città. Allora dove ci troviamo adesso? I soldi ci sono, la legge regionale c'è, il bisogno di fare un progetto di fusione c'è, esempi vicino a noi ci sono, a parte quello che si è fatto nell'Europa lontana. Noi abbiamo necessità adesso di mettere in cammino il cantiere. How are you? I'm very well. What are you? Just a couple of hours ago. Oh, okay. And yourself? Yes. È il ministro degli esteri, Di Maio. Il suo pensiero lo ribadisce in ogni occasione, a cominciare dalla cerimonia inaugurale della giornata internazionale del Museo dell'Ottocento e dall'incontro col sindaco di Atene. Penso che questo progetto vada attuato il prima possibile. Qui c'è cultura e c'è un'apertura sull'Adriatico, con la presenza dei sindaci di Atene e di Tirana. E qui, sull'Adriatico Ionico, ci sono scambi commerciali da 13 miliardi di euro. E Pescara ambisce il ruolo di città senza confini. I cittadini hanno deciso, il governo adesso farà la sua parte fino in fondo. E il sindaco di Tirana chiude: nella vita delle famiglie i vicini sono importanti.